Importanti sviluppi per la tragedia dell'hotel Rigopiano avvenuta lo scorso 18 gennaio, quando una valanga travolse la struttura causando 29 morti ed 11 superstiti. Sei persone tra amministratori e funzionari pubblici risultano indagati dalla Procura di Pescara. Si tratterebbe di una prima tranche dell'inchiesta. Tra gli indagati ci sono il presidente della provincia abruzzese Di Marco, il sindaco di Farindola Lacchetta e il direttore dell'albergo. Sono stati iscritti nel registro degli indagati anche due funzionari provinciali con l'ipotesi di omicidio e lesioni colpose. I sei indagati, tra l'altro, mettono anche nella considerazione che è stata fatta nella chiusura della prima parte delle indagini, come anche la situazione di atti omissivi in ambito di sicurezza sul lavoro. Gli inviti a comparire sfilati dalla Procura di Pescara e dai PM Tedeschini e Papalia sono stati notificati dal nucleo Carabinieri Forestali e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pescara. Mimmo Siena, Speciale News.